Noi ci auguriamo che questo piccolo segnale di giustizia poi sia realmente, corrisponda realmente alla sentenza, nel senso che siano effettuati realmente questi anni, cosa che sappiamo in base a come vanno poi certe vicende, sappiamo benissimo che la persona in questione non sconterà mai questa pena. La nostra non è vendetta, ma è dare un segnale anche alle generazioni future o comunque a chi osserva le persone che sono in questo stato di sotto sostanze stupefacenti e sotto il loro effetto, cosa possono causare la morte di persone che vogliono vivere la loro vita tranquillamente. Quella sera Ilaria era venuta a trovare le sue amiche, voleva rientrare a casa, contenta, libera. Credo che si debba dare un forte segnale, che le pene innanzitutto una volta che vengono stabilite vengono poi realmente pagate, non che poi ci siano sconti e questo e quant'altro, perché voglio dire non ci sarà, Ilaria non c'è più, non torna più, ma almeno un segnale di giustizia. Abbiamo deliberatamente preferito non presentarci, perché magari si poteva creare altro disagio, perché comunque c'è da dire che siamo state sottoposte ad un anno di questo iter processuale dove non abbiamo trovato risposta. Allora, la persona è stata tratta in arresto, portata a Forni per poi rientrare ai domiciliari e per poi essere una persona libera come noi, e non è giusto. Allora, si parla di giustizia, non è giusto. Tutto qui.